senza sussurrare. So spoken, cioè una voce un po' bassa, senza sussurrare. Quindi fammi sapere se per caso preferisci questo tipo di whispery, che tra l'altro sicuramente ti possa far notare il mio vero accento. Molto probabilmente mentre sussurro non si nota tantissimo e quindi sono molto curiosa di sapere la tua opinione, soprattutto quando parlerò con la mia voce normale. Intanto ti ricordo che sono qua
per farti addormentare, ma soprattutto per farti compagnia. Questo è il tuo posto sicuro. Posto sicuro. 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 Questo è il posto che a me piacerebbe regalarti, un posto dove puoi riposarti, tranquillizzarti e soprattutto addormentarti, sapendo che io sto qua per te, per te, per te, per te. Tocco il tuo visino, tocco il tuo viso, tocco il tuo viso, tocco il tuo viso e ti faccio solletichino, solletichino, china, 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 solletichino per te, per te, per te, per esserti, per farti dormire. È una cosa molto buffa, sai. Quando faccio dei video in spagnolo, sempre vengono fuori delle parole in italiano, e spontaneamente, oramai a volte, manco mi ricordo la parola precisa in spagnolo. E invece, quando faccio dei video in italiano, vengono fuori spontaneamente parole in spagnolo. Quindi, una confusione totale nella mia testa. Ma spero invece tu ti stia rilassando come io vorrei. Facciamo un gradino, gradini, 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 zicchi, 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 gradini, 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 gradini. È arrivato il momento del 1, 2, 3. Parlare con la mia voce normale. Certo, provando a mantenere un tono rilassante, quasi come un'esperienza quando ci vai al dottore o alle stiliste, o quando ti trovi per caso questa persona che parla in maniera rilassante, ma con una voce normale. È quello che proverò a fare adesso. Sono molto nervosa e ho molta paura del giudizio, cioè del tuo giudizio, perché è la prima volta che mi sento parlare normalmente in questo canale in italiano, soprattutto in una lingua che non è proprio la mia. E quindi non vorrei sembrare un po' scema. Abbiate pietà, per favore, nei commenti. Ma, lasciando stare la mia timidezza, voglio che ti concentri. Concentrati nella mia voce. Concentrati. Concentrati. Non perdere la tensione. Guarda il mio dito. Guardalo. E qua, è qua il mio dito, guardalo. Adesso seguilo con lo sguardo, seguilo, seguilo, seguilo. Non muovere la testa, non muovere la tua testa e segui il mio dito col tuo sguardo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Molto bene. Adesso concentrati, guarda la mia mano. Guarda la mia mano, conta le dita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cos'è una mano mutante? No, no, no. Concentrati, concentrati. Molto bene. Guarda la mia mano, guardala. Quante dita ho? Conta,
contali, adesso contali quanto ne ho, quanto ne ho, quanto ne ho. 1, 2, 3, 4. Guarda la mia mano. Quante dita vedi? 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Quante dita vedi? 1, 2, 3, 4. Molto bene. Adesso respira profondo. Inala. Esala profondamente, gonfia qua i tuoi polmoni, non tanto il petto. Senti come si gonfiano i tuoi polmoni quando respiri, è la maniera corretta di respirare. Prendi aria, butta aria. Ripeti finché ti senti molto rilassato. Molto bene, perfetto, hai fatto un ottimo lavoro. Ti ricordo che questo qua è il tuo posto sicuro. Io sto qui e non me ne vado. Non me ne vado, io resto qua con te. Resto qua con te. Quindi rilassati e addormentati, sapendo che sei in compagnia. Sto qui, quindi non devi avere paura. Lascia andare tutta l'ansia, respira profondo e addormentati. Molto bene, stai andando alla grande. Adesso è arrivato il momento di 1, 2, 3.
questo è stato il video di oggi. Fammi sapere qual whispering è il tuo whispering ideale. Che tipo di whispering fatto oggi qua ti è piaciuto di più e il perché. Io devo ammettere che il mio whispering